Figurati, se era per te ci sbattevano dentro. E buonanotte al secchio. Tu apri bocca e dai fiato, il merito è tutto mio. Ma il merito di cosa? Che non ci hanno ingabbiato. Ma stai zitto, cretino di un cretino. Che te ne pare di lui? Che cosa ne sai? Si chiama Krovac, l'hanno appena scarcerato, 8 anni per omicidio. Sarebbe perfetto. Sì, ma chi ci parla? Ci penso io, tu è meglio se te ne stai fuori. E lei, Krovac? Sì, esatto. Che vuole? Solo farle una domanda. Come vanno le cose? Chi vuol sapere queste sciocchezze? Il mio nome non le direbbe nulla. Vanno da schifo, lo so. È uscito da poco di prigione. Abita da sua sorella, che si chiede come liberarsi di un fratello disoccupato che vive sulle sue spalle e che considera un'assoluta nullità. Ora però mi piacerebbe sapere qualche cosa di lei. Ce lo facciamo un bicchierino? 2 grappe doppie. Allora, me lo dice chi è? Può guadagnare 10.000 marchi se vuole. Pronte? Grazie. Sì, 10.000. Ma non so che valore gli dia lei. Non potrebbe essere più chiaro? No. Allora grazie per la grappa. Forza, sparite, pezzetti, alzate i tacchi! E tu che vuoi? Un cazzotto in bocca, va! Fuori! Senta, ma lei mi ha offerto un lavoro da 10.000 marchi, vero? Mi dica se ho capito bene. Sì, ha capito bene. Beh, allora d'accordo, mi spieghi. Sa cos'è? Non ho la certezza. Insomma, mi domando se... Il conto? Tenga il resto. Grazie. Ho paura che non sia l'uomo giusto. Facciamo così, guardi. Le telefono io. Tanto il numero ce l'ho già. Quei soldi, sa già come usarli? Ma che domande mi fa? Forse potremmo metterci in affari. È una possibilità. Guardi che per 10.000 marchi può chiamarmi anche la mattina alle 3. Ma intanto non può darmi qualcosa? No. Diecimila. Ma va a lavorare. Adesso arrivi. Sono le 11. Io ho già fatto colazione. È avanzato qualcosa. Il caffè è freddo. Devi andartene da qui, l'hai capito o no? Non mi dici altro. Non vedo l'ora che tu faccia le valigie. Ho paura che aspetterai ancora. Sai che farò per prima cosa quando te ne sarai andato? No. Andrò in chiesa e ringrazierò Dio. Brava. Burro c'è?
Ti sei fatto la serva? Ti ho soltanto chiesto se c'è burro. Assassino. Sì, pronto. È per te. Ah, eccola qua. Conosco il suo caso. Ha commesso un omicidio, mi pare. Se è venuto per parlare del mio passato, lo dica. Le dà fastidio la cosa? Mi chiedo solo che ci trova di così interessante. Come si sente lei oggi? In fondo ha ucciso una persona. Prova rimorso? O è tutto passato? E comunque, di sicuro quell'omicidio ha segnato la sua vita. Lei ora potrebbe chiedersi che errore ho commesso, dove ho sbagliato. E potrebbe rimproverarselo. Io non mi rimproverò niente. Voglio solo sapere cosa cerca da me. Prima beviamoci una cosa. Ha trovato lavoro? Sa fare qualcosa? Certo. Facevo il rilegatore. Ma non crederà che adesso qualcuno mi voglia assumere. Ci ha provato almeno? Sì, ho tentato un paio di volte. Ma poi ho smesso. Era chiaro che a loro non piacevo e tantomeno loro piacevano a me. E se ora si decide a dirmi che vuole... Avrei un affare vantaggioso da proporle. Lei si merita un anticipo. Mi darebbe 1000 marchi senza nemmeno spiegarmi il motivo. Se ha degli scrupoli, non li prenda. Io non ho scrupoli. Eccolo. L'uomo che cerco è così. Senza scrupoli né anima. Avrà mie notizie. Sì, pronto. Solo un momento, prego. Telefono! Ma che vuole questo da te? Sono in affari, Anna, sono in affari. Vai, su. Sì. Sì, ho capito. Saprebbe maneggiare un'arma. Di preciso quale? Questa qua. Una 8 mm, sì. Molto bene. E adesso la proposta. Con questa pistola lei deve uccidere un uomo. Che cosa? È un omicidio che per qualcuno ha un grande valore. Ma l'assassino non dovrà avere nessun rapporto con la vittima, in modo che per la polizia sia praticamente impossibile risolvere il caso. A lei manca il movente. È solo questione di soldi. Ci prendo un po' di tempo per la risposta. Ne andrà bene una qualunque. Accetterò anche un no. Lei sta scherzando. Non è possibile. Dovrei uccidere qualcuno. Che volesse propormi qualcosa di poco pulito era chiaro, ma questo... Non vorrà mica che ci creda, vero? È un ragazzo del tutto normale.
Uno studente, credo, come ce ne sono tanti. E con questo che cosa vorrebbe dire? Che di sicuro non finirà sulle prime pagine. È uno di quegli omicidi che si dimenticano presto, quindi lei non rischia quasi niente. Deve solo agire e dimenticare. Ha tirato un paio di giorni per vedere se ero la persona che cercava. Sì. E pensa di aver visto giusto? Sì. Quindi sarei il tipo che ammazza la gente? Sì. Lo ha già fatto una volta e non è rimasto turbato. Lei ha quello che io definirei il dono dell'indifferenza. Veramente non capisco bene. Infatti non c'è niente da capire. Si è messo a piovere all'improvviso. È lontana la sua macchina? No, non molto. Lascio la pistola a lei. Se comunque le occorre del tempo per riflettere, se lo prende. La richiamo io. Allora, ci vediamo stasera. Come vuoi, o sì. No? Eccolo, è lui. Quello che sta salutando, sulla destra. Si chiama Bertolt Masinger. Si imprima bene in mente la sua faccia. Sì, sì. È probabile che stia andando a casa. Ora le faccio vedere dov'è. Sono quelle tre finestre al primo piano. Non le sarà difficile raggiungerle. Passando per i tetti, ad esempio. Deve solo fare attenzione a non scivolare se per caso avesse piovuto. Poi romperà il vetro della finestra della cucina. Lui sentirà il rumore, verrà a vedere e se lo ritroverà davanti. Mi ha sentito? Sì. Qualche domanda? Sì, ce n'è una. Ci ronza qualcuno lì intorno di notte? Soltanto un portiere, nessun altro. Ma è molto vecchio, non gira tanto. Si tratta per lo più di uffici, la sera chiudono. E poi c'è uno studio medico. Un gioco da ragazzi. La polizia penserà a un ladro che, preso con le mani nel sacco, ha sparato ed è scappato. Qui c'è il suo denaro. Uno. Due. Tre. Può ancora tirarsi indietro. È l'ultima occasione, ci pensi bene? Su, me li dia. La richiamerò per comunicarle la data e l'ora. Perché bevi tanto? Ma che cos'hai? Non rompere le scatole. Se bevo è solo perché mi piace. Bere mi fa stare allegro e mi piace quello che mi fa stare allegro. Fai, fai, distruggiti pure. Però fallo da un'altra parte. Io non lo sopporto. Quando sloggi? Non ti alzi? No. Va a rispondere, sarà per te. Ma chi se ne frega? D'accordo, vado io. No. Sì? È lei, Krovac? Sì. Questa sera, fra le 10 e le 11. Ora che fai, esci? Sì. E domani sloggio.
Ma com'è entrato qui? È un rapinatore. Per l'amor di Dio, che cosa vuole da me? Io non ho niente. Vuole il televisore? L'impianto stereo, soldi? Non ne ho molti, ma se li prenda. Se le servono, glieli do volentieri. Non me ne frega niente dei soldi. Anche se fanno comodo, è chiaro. Lei non ne ha... Se rimane calmo, non avverto la polizia. E non chiamo aiuto. Di notte nel palazzo non c'è nessuno. Stavo per andare a fare il caffè, lo sa? Lei lo prende? Un caffè non si rifiuta. Beh, allora. Mi dà una mano? Metta il bollitore sul fuoco. E per carità, si levi quei guanti neri. Io prendo il caffè. Dove trovo l'acqua? Qui fuori dalla porta, subito a sinistra. Mi dica una cosa. Sinceramente, come si sente? Una merda. Ma non se ne approfitti. Senta, non avrebbe un goccio di grappa? No, non ce l'ho. Non ho né grappa né altro. Sono astemio. Le è venuta voglia di brindare perché non ho avvertito la polizia? Le tazze. Dove sono le tazze? Sa cosa penso? Che lei è malato. E probabilmente sono malato anch'io. Tutti. Tutti siamo un po' malati. Che fa? Studia medicina lei? No, biologia. È tutto quello che può essere attinente. Sa, io vorrei tanto formarmi un'opinione. Mm-hmm. Ho perso il filo, dicevo. Formarsi un'opinione. Esatto. Sì, formarmi un'opinione su come accadono le cose. E come accadono le cose? Che miseria. Infatti tutti noi dovremmo riuscire a scoprirlo. Ognuno di noi. E io in particolare. E perché lei in particolare? Perché tutto in effetti avviene nella mia mente. E la mia non è la tua. La tua mente riguarda te. Che cosa ha di speciale rispetto alla mia? Quali particolarità ha la tua mente? Che fa? Ora ti rivelo una regola fondamentale. Dovremmo tutti comportarci al meglio. Naturalmente ognuno al suo livello. Perché solo recuperando la parte migliore di noi potremo avere la parte migliore delle cose.
ti cambia la vita, sai. Beh, allora questa sarà meglio che la butti via. Grazie per il caffè, eh? Prego. Ah, e ora dovrai avvertire il portiere che ho rotto il vetro della finestra, mi dispiace. No, cambiare un vetro non sarà poi questo grosso problema. Buon ritorno a casa. Ciao. Pronto? Pronto? Allora, chi è? Roba da matti. Pronto? Un momento. Avanti, torna in camera. Chi ti telefona a quest'ora? Non sono fatti tuoi, vattene in camera tua. Sì? Lei non gli ha sparato, è vivo. Sì, sì, infatti. C'è stato un piccolo inconveniente. E il fatto è che... il piccolo inconveniente purtroppo sono io, capisce da sé che... No, andiamo, non ce l'ho fatta. Non ho speso ancora niente, per fortuna, così lei potrà riavere l'intera somma. Pronto? Ha riattaccato? No, non ho riattaccato. Adesso però mi ascolti con attenzione. Si tenga i soldi e sparisca. Compro il suo silenzio. Capito? Risponda, capito? Sì, non c'è bisogno che si scaldi. Pronto? Ho provato ad incastrarlo nel solito modo, ma quello è furbo e non risponde. Klein. Sì? Sì, subito. Stefan, capiti a proposito. Dove? Qui ci sono solo uffici. Però quella al primo piano sembra un'abitazione. Povero ragazzo, lei lo conosceva? È successo veramente una cosa. Io e Marco trovo con un capito pescano. Sai, io lavoro con la polizia. Sempre in scelta. Ma sarà stato un lato. Io non so cosa si sente. Li mandi via e chiuda la porta. Sì. Circolare, signori. Bertolt Masinger, 24 anni, studente in biologia. Libretto universitario, patente e carta d'identità. Denaro? Banconota, niente, qualche spicciolo sul pavimento. E va bene, passa tutto alla scientifica, che se la vedano loro. Gli inquilini sono stati interrogati. Qui ci abita solo il portiere, ma lei non ha sentito niente, vero? Aveva parenti? Su questa agenda ho trovato un numero di telefono con lo stesso nome, Masinger. Attenda un momento, prego. Abbiamo in corso qualche affare con la polizia criminale. Che affari devo avere? Pronto? Qui è Masinger. Mi chiamo Derrick. Conosce un certo Bertolt Masinger, per caso? Età 24 anni, studente in biologia. Sì che lo conosco, è mio nipote. Devo comunicarle una notizia molto brutta, purtroppo. La notte scorsa suo nipote è stato ucciso con un colpo di pistola. Ma sta scherzando? Mio nipote è stato ucciso. Scusi, ma... mi ripete chi è lei? Ispettore capo Derrick, della polizia criminale.
Un momento, prego. È la polizia criminale. Ma ti rendi conto, me l'hanno ammazzato. Da dove sta telefonando? Da dove telefonate? Siamo a casa di suo nipote. Sono ancora là, proprio in casa sua. Li raggiungiamo subito, diglielo. Povero ragazzo. Ma guarda che disastro. Perché l'hanno fatto? Pensiamo all'ipotesi del furto. Il ladro è passato dalla finestra della cucina. Era armato e così, quando l'ha visto, ha sparato. Santo Dio. Bertold ha perso molto presto i genitori. È stato allevato da lui che, più che uno zio, sicuramente per il ragazzo è stato un padre e una madre. Ma che cosa volevano rubare qui? Il ragazzo non possedeva niente, io lo so, quantomeno materialmente era privo di qualsiasi ricchezza. L'unica cosa alla quale era davvero attaccato è ancora qui. La sua musica. Che cosa hanno rubato? Manca qualcosa? Chi lo sa. Comunque soldi in casa non ce ne sono. Perché non ne aveva. Si accontentava di quel poco che gli mandavo ogni mese. Non possono averlo ucciso per questo. Per quale somma si può arrivare a uccidere un uomo? Per meno di quanto possa immaginare. Così, forza! Su, su, così! Avanti, avanti! Forza! Chi si vede? Ciao, bella! Avanti, avanti! Così, forza! Avanti, avanti! Su, forza, continuate! Come mai sei ritornato? Ma senti che razza di domanda. Voglio combattere. Ma vuoi fare degli allenamenti così, tanto per tenerti in forma? O vuoi combattere a livello agonistico? Quanti anni hai adesso? Quanti ne ho? Considera una trentina. E in tutti questi anni ti sei allenato sul serio? No, sul serio no, però qualcosa ho fatto. Lo sai che sei comico, mi fai quasi ridere. Perché vuoi boxare? Così posso rompere la faccia a quelli che odio. No, la box è uno sport. Comunque una prova si può anche fare. Adesso ti do da riempire una domanda di iscrizione per 4 settimane. Costa però. Hai soldi? Ti posso fare d'oro. Stai messo bene, mi fa piacere. Aspettala. Intanto bevi una cosa? No, no. Scassinatore uccide uno studente. Cercano uno per fare una partita. E chi se ne frega? Ce l'hai un elenco tu? Che ci devi fare con l'elenco? A casa tua che ci fate con l'elenco? Ho bisogno di un numero, perché ho avuto un'idea e mi serve il numero di telefono. Tieni. No, ma guarda che hai fatto, idiota. E sì, che gliel'ho detto 100 volte, non fare tardi, sennò... Come è chi parla, prego? Un momento, vedo. Chiede di parlare con il tipo che si occupa dell'omicidio dello studente. Sei tu il tipo. Sì, Derrick. Lei come si chiama? Guardi, come mi chiamo è l'ultima cosa che le deve interessare. La ragione per cui telefono è sapere cosa è successo a quello studente e con le indagini a che punto siete. È una faccenda che mi sta molto a cuore. Un momento, può evitare di dirmi come si chiama, però si mantenga tranquillo. Non diventi nervoso e soprattutto non riattacchi. Ma che le salta in testa? Io non sono nervoso.
Voglio solo sapere cosa è successo a quel ragazzo. Avete già qualche idea su chi gli ha sparato? Idea? In effetti ancora no. All'aria di un furto con scasso, esatto. Guardi, ora glielo dico io. La pista del furto è una totale idiozia. Nemmeno un pazzo ucciderebbe per rubare quelle porcherie. Mi raccomando, non si agiti e soprattutto non attacchi. Non voglio che abbia alcuna reticenza a parlare con me. Non ce l'ho, infatti, ma... Ormai le ho detto tutto, non devo aggiungere altro. Non attacchi, ancora un secondo. Se avesse voglia di parlare di questo argomento, a qualunque ora, quando vuole, a notte inoltrata, alzi il telefono e faccia il mio numero privato. 5584 6241. Senta, non voglio numeri privati, non voglio richiamarla. Voglio solo una cosa, rimanermene in pace, è chiaro? Un'altra birra? Sì, Derrick. E lei? Salve. Eccomi qui. La prego di scusarmi per l'ora tarda, ma al numero privato lei mi ha detto anche a notte inoltrata. Anzi. Ha fatto bene, gliel'assicuro. Stavo appunto chiedendomi quando avrebbe telefonato. E adesso la prego di smetterla con le scuse. E di raccontarmi tranquillamente tutto. No, è gentile, ma non sono molto tranquillo al momento. Allora, le dirò il motivo per cui le telefono. Quello studente, quello che hanno ucciso, era in gamba. Non credevo che qualcuno mi avrebbe mai colpito. Fino ad ora pensavo che ancora doveva nascere chi mi poteva impressionare. E lui ci è riuscito. Ora si tenga forte, perché quel ragazzo dovevo ucciderlo io. Dovevo ucciderlo, però vuol dire che non ha più commesso l'assassinio, giusto? Ma si capisce, pensa che le avrei telefonate. Non si sa mai nella vita. Comunque, più no che sì. Non potremmo incontrarci da qualche parte, discuterne a quattro occhi? E perché? Non saprei cos'altro dirle. Senta. A fare quattro chiacchiere lei non ci rimette niente. Non ci rimetto niente. Il vetro intanto io l'ho spaccato, ci sarebbe già il furto con scasso. E poi per ucciderlo avevo già preso 10.000 marchi uno sull'altro. Sono entrato in casa, lui era seduto di spalle. Aveva la cuffia, ascoltava musica. Non ce l'ho fatta a ucciderlo. Mi sono detto, Krovac, come sei idiota! E ho preso un caffè con lui. Ora mi dica lei, chi ci crederebbe a una storia così cretina? Io le credo, sì. E per una ragione elementare, cioè che non verrebbe mai in mente al vero assassino un racconto così fantasioso. Allora, dove ci vediamo? No, non ci provi neanche. Se crede, vengo io a casa sua. Lei ha detto Krovac, mi pare. Difficile che sia incensurato, perciò tra qualche minuto avrò il suo indirizzo. Ah, oltre che gentile è anche astuto, quindi... La mia risposta è... Forse la richiamo, forse no, chiuso. Allora? Hai ascoltato bene, sì? E dimmi qualcosa. Ehi, non mi guardi. Hai davvero 10.000 marchi? Ma sei impazzito! Chiama quell'uomo. È lei? Se lei è Krovac, la risposta è sì. La prego, salga in macchina. Preferirei fare due passi. Ho una cosa da mostrarle. Bene, come vuole. Guardi nel cassettino, lo apra. Sì, me l'ha procurata quel tipo. Estragga il caricatore, vedrà che non ha sparato neanche un colpo. Può tenerla, che ci faccio io ormai? Le uniche impronte che ci troverà sono le mie e quelle dell'uomo.
c'è altro. Io però non gli ho detto niente, mi raccomando. Ah, le confesso che mi sento molto meglio ora che le ho raccontato tutto. E senta, la persona che le ha dato il denaro per uccidere Bertolt Masinger, da allora non le ha neanche più telefonato. No, ma certo, mi ha chiamato proprio quella notte. E gli ho detto tutto, che non ce la facevo, che non potevo ucciderlo, che gli avrei ridato tutti i suoi soldi. E lui ha detto no, che ci pagava il mio silenzio. Vede, io di mio non ho neanche di che pagarmi un caffè, al massimo un bicchiere d'acqua, non possiedo niente a parte quei soldi. D'altronde, adesso pensiamo all'uomo che l'ha pagata per uccidere il ragazzo. Lo sa cosa stavo pensando? Che tutto sommato è stato un bene che ci siamo parlati, non crede? Sì, e come se lo credo. Niente, Stefan, tu hai trovato qualcosa? Una relazione in seguito alle analisi di un terreno. Metodo, utilità, perplessità. In effetti esprime più che altro delle perplessità. Cercavo di aprire e alla fine ho realizzato che c'era una chiave di là. Siete ancora all'opera, eh? Già. Buongiorno, come sta? Non c'è male. Sa, credevo che foste andati via, così volevo vedere com'era la situazione. Probabilmente riaffitteremo e volevo regolarmi sui lavori. Ci sarà molto da fare, è penoso lo stato in cui è ridotto. Purtroppo esiste anche questo. Sì, certo, anzi voglio accettare le mie scuse, ma non possiamo ancora lasciare libero l'appartamento dal momento che nuove circostanze ci portano a credere che il furto sia solo un tentativo di sviare le indagini. Di sviare le indagini? Infatti, noi pensiamo che il furto in realtà sia una messa in scena, una copertura. Sì, ma questo vorrebbe dire che... Vorrebbe dire che l'omicidio di suo nipote era premeditato. Ma come siete arrivati a una conclusione come questa? Non le viene in mente nessuno che avesse interesse a eliminare fisicamente quel ragazzo. Ci riflette. Certo, si deve trattare di interessi non trascurabili per compiere un passo del genere. Io... Lei mi trova del tutto impreparata. Omicidio premeditato. Lei si sbaglia. Non mi sbaglio, stia tranquilla. Adesso quello che mi domando è chi era suo nipote. Buongiorno. È vero quello che mi ha detto mia moglie? Si tratterebbe di omicidio premeditato. Sì, è vero. E come siete giunti a questa ipotesi? Non è affatto un'ipotesi, è una certezza assoluta. Per noi è inspiegabile. Già, non è vero? E chi l'avrebbe architettato? E a che scopo? No. Ho visto con i miei occhi la casa sottosopra. Non può trattarsi che di quello che sembra, cioè di un furto. Non credi anche tu, tesoro? Sì. È quello che ho già detto, d'altronde. Il proiettile proviene dalla stessa arma usata per uccidere lo studente. Non ci sono dubbi su quello che sta accadendo. Vogliono levarla di mezzo. Si accomodi di là, prego. Ma da quant'è che questa pratica è ferma sul tuo tavolo? Ma non lo so, saranno 3 settimane. Bravo. Senti, ma io non ho capito, sai? L'assassino dello studente vuole dormire tranquillo. Ha visto che è stato inutile aver pagato. Già, ma come l'ha visto? Chi gli ha detto che Krovac si è messo in contatto con noi? Ma chi vuoi che gliel'abbia detto? Lo sappiamo noi e basta. Beh, i coniugi Masinger però sanno che noi riteniamo il furto una simulazione, che crediamo che l'omicidio sia stato premeditato.
Insomma, sono diventato il bersaglio numero uno, vero? Proprio un bersaglio non lo so, però potrebbero riprovarci. Perciò la riaccompagniamo a casa, dove è pregato di rimanere. Non esca per nessuna ragione, in maniera particolare di notte. Un'altra volta in carcere. Non è una cosa nuova per me. Ma rinchiudermi volontariamente, questa invece sì, è una cosa del tutto nuova. Ah, siete voi. Buongiorno. Buongiorno. Prego, accomodatevi. Grazie. Voleva parlare con mio marito? In questo momento è in ufficio, ma se vuole lo chiamo subito. Oh no, non lo disturbi inutilmente. Lei piuttosto ha un paio di minuti per noi? Ma sì, certo. Bene. Questo è mio fratello. Mi è stato di grande aiuto per risolvere i problemi sorti in seguito alla tragica morte di mio nipote. I signori sono della polizia criminale. Onorato. Piacere mio. Piacere. C'è qualche novità? Sì, sì. Siamo riusciti a prendere il ladro. Oh! Avete in mano l'assassino? No, un momento, aspetti, io non ho detto questo. Il ladro ci ha fatto un racconto secondo il quale l'avrebbero pagato non tanto per commettere il furto, quanto per uccidere suo nipote, cosa che lui nega nella maniera più assoluta di aver fatto, del resto. Quell'uomo mente in modo spudorato. E secondo lui chi è stato allora? E poi chi è? Di chi si parla? Di un ex detenuto appena uscito di prigione. E vi ha detto chi è stato? Non ha fatto neanche un nome. No, dico, in questa storia deve pure esserci un mandante, sempre che sia vera. Sì, è giusto, e difatti ce l'ha descritto. Abbiamo ricostruito un identikit con il computer. E questo sarebbe il volto del mandante? Sì. Non si è neanche sprecato troppo. Lei non crederà mica a queste favole. E chi lo sa, a volte le favole sono molto reali. Comunque a lei questo ritratto non dice nulla. Proprio nulla. A lei neanche? No. Peccato, praticamente eravamo venuti apposta. D'altronde è probabile che quest'uomo neanche esista. Io ne sono più che convinta. Sì, certo, ma le sue convinzioni non sono decisive. Ho sentito il motore di un'automobile e vi ho visti dalla finestra. Come sta, signor Massinger? Sto bene, entrate. Qui ho ancora il mio vecchio ufficio. Ah, prego, accomodatevi. Grazie. Ho passato la mia vita, se non tutta, sicuramente la maggior parte, in questa stanza, a questa scrivania. Per me separarmene equivale a deporre le armi. Che attività svolgevate qui? Era un'azienda che si occupava di sgrassaggio di parti metalliche. L'obsolescenza dell'impianto ci ha obbligati a cederla. Sa com'è, ora ci sono queste nuove tecnologie. Avremmo dovuto fare degli investimenti. Ma vista l'età, la mia naturalmente, non ne valeva la pena. Considerato che oltretutto, anche come salute, non sto messo bene. Lei è sempre dell'idea che si sia trattato di un omicidio volontario, commissionato addirittura da un mandante, giusto? Sì. Quella persona era stata pagata per eliminare suo nipote. Pensi che gli hanno dato 10.000 marchi per farlo? Per uccidere il mio povero nipote. Proprio per ucciderlo, sì. E non si tratta più di una semplice ipotesi? No, decisamente no. Vede, io ormai non ho che un paio d'anni
da vivere. E la causa è qui, nel mio stomaco. L'orologio sta per battere le ore. Come ha visto una moglie giovane, lei ha il diritto di vivere e di vivere bene. Attualmente sono in trattative per la vendita. Questa struttura e il terreno hanno un valore. Mio nipote si opponeva che il terreno venisse venduto e io non volevo sapere né ascoltare le sue ragioni. Gli ho proibito di telefonarmi e mia moglie ha fatto lo stesso. La mia segreteria telefonica così è diventata depositaria di quello che voleva e doveva dirmi. Ho conservato il messaggio e me lo riascoltavo in continuazione. Anche ora lo stavo ascoltando. Perché non vuoi parlare con me? Devi starmi a sentire, invece. Non puoi vendere quel terreno. Avete lavorato con i solventi chimici clorati e i residui dei solventi, che fine hanno fatto? Io lo so dove li avete fatti sparire. Li avete seppelliti nel terreno mischiandoli alla comune immondizia. Nella terra che volete vendere c'è malattia e morte. Non lo fate, o io vi denuncerò. Sarà per questo che hanno pensato di eliminarlo? Ma chi? Anche sua moglie sa del messaggio. Gliel'ho fatto ascoltare, perché? Conosce quest'uomo? Potrebbe essere il mandante. No. Mai visto, non so chi sia. Grazie. Ma come? Mi offri una birra? Sì, va. Però tu non ci pensare. Io sto qui chiuso e ti rendo nervosa e tu rendi nervoso me. Sì, ma tengo duro. Ti compro anche il giornale. Però tu fammi questo favore, non ci pensare. Rispondo, è impossibile che sia lui. A quest'ora starà pensando al modo migliore per eliminarmi. Pronto? È rimasto in casa, grazie a Dio. Non si muova. Mi sono spiegato? Sì, si è spiegato, sì. Mi aspetti, in serata verrò a trovarla. Sei nervoso? No, no, ma che nervoso. Dove hai messo la giacca? Che devi farci con la giacca? Ma che ti importa? Dove hai messo la giacca? Qui finisce che soffoco. Vado un po' a respirare fuori. Cerchi quel criminale? No, questo no. Se lo incontrassi comunque mi farebbe piacere. Ma dove sei? Sono ore che ti sto cercando. Dove vuoi che sia, in giro. Aspetto che quello metta il naso fuori di casa. È proprio come sospettavamo. Krovac è andato alla polizia. Deve sparire. Sì, ho mio uomo. Uno fidato che mi avvertirà se per caso esce. Te lo ripeto. Devi farlo sparire. O siamo spacciati. Thank you.
cosa ha fatto? È uscito di casa. Ma come? Voleva andare. Ma lei perché non gliel'ha impedito? Lui è andato a cercare quel criminale. Non ho potuto fermarlo. La prego, le indicherò i locali che frequenta di solito, ma lei me lo riporti a casa. Erano un paio di giorni che non ti si vedeva. Salute. Sai, avrei strane cose da raccontarti. Sono stato parecchio occupato. E sai con che cosa? Con questa sottospecie di cervello qua. Qua dentro si deve essere aperto qualcosa. C'è stata una esplosione. Anche qui niente. E adesso? Dobbiamo continuare a cercarlo. Muoviamoci. Se almeno sapessimo cosa vuole fare. Secondo me non lo sa lui per primo. Sì, pronto. Senti un po'. Io non voglio grane. Hanno telefonato per sapere se sei qui. Se posso darti un consiglio spassionato, sparisci. Ma non passare per il cortile. Che fai? Mi butti fuori? Non è che ti butto fuori. Solo, a dirtela tutta, la fine che ti fanno fare non mi riguarda. Basta che te la fanno fare fuori da qui. Il tuo bel locale deve restare pulito, no? Proprio così. Dai, portami una birra. Una birra. Una birra. Allora, ha preso il volo? A voi altri vi state sempre presi. Certo, c'è un buon motivo. Posso dirle che sono felice? Molto felice, sì. Che siamo riusciti a ritrovarla. Non ce la facevo più a stare tappato in casa, cerchi di capirmi. Avevo bisogno di farmi un giro. E perché sentiva il bisogno di farsi un giro? Ma che ne so perché? Per rabbia. Contro tutto, contro me, contro gli altri. Soprattutto contro gli altri. E poi sono finito qui a farmi una birra. Comunque, anch'io sono contento che mi abbiate trovato. Beve una birra con me? Sì, volentieri. Però offro io. Altre due birre. Due birre. Vado un attimo al bagno. Polizia, giù la pistola. Gliel'ho già detto una volta e glielo ripeto. Sono contento di averla incontrata.